ragazzi, pochi cazzi e benvenuti a questo nuovo video! Vince 2-4 a Palermo, gioca benissimo secondo me, almeno il primo tempo. Garcia azzecca la formazione e i gufi romani, quelli che gufavano contro la Roma per cacciare via Garcia, se ne sono andati a cagare, sono andati a casa loro. Hanno smesso di postare le loro foto contro Garcia, hanno smesso di fare i loro post aggressivi a Garcia, Roma qui, Roma lì. Finalmente siamo liberi di queste merda, almeno fino alla prossima sconfitta, quando ritorneranno tutti in massa e diranno io lo dicevo. Roma che vince 4-2 col Palermo, Roma convinta vincente, seppur nel secondo tempo abbiamo rischiato di farci recuperare. Però c'è da dire che anche Garcia sapeva che avevamo già vinto, non doveva essere così perché abbiamo rischiato di perderla, facendo di pareggiarla alla fine. Tanto che al secondo tempo ha messo tipo Gyomber al centrocampo, Ujan esterno, Almieri punta, Florenzi in porta, e non era nemmeno la prima volta, conoscendo le doti atletiche di Florenzi, nello stare in tanti posti insieme. Però quello che conta è aver fatto i tre punti e i rosiconi sono scomparsi lasciandoci fare festa. Sono giapponese. Sono giapponese. Gervinho sembra rinato, cioè ragazzi, non so questo. Se questo giocare così abbiamo trovato la seconda punta, cioè la punta di riserva Gelo. Ha fatto 4-3 partite, sembra tornato il Gervinho di una volta. Un uomo che fa 18 mesi da Dio, 9 mesi da Dumbia e ora 3 partite sembra rinato. Non lo so, è un po' un incognito. Contento per le solite prestazioni di Salah e Iago, sempre molto molto sufficiente. Contentissimo per Florenzi che ha giocato davanti e ha fatto il fenomeno, ragazzi, un gol e un assist. È tantissimo per un giocatore che gioca dappertutto. Contento anche per Janic che continua a fare buone prestazioni, stupendo tutti, perché lo descrivevamo un po' come un giocatore discontinuo dopo l'anno scorso, invece adesso ci sta facendo rimangiare tutto quello che avevamo detto prima. Contento perché arrivano 2 vittorie fatte in campionato consecutivamente, facendo 9 gol in 2 partite senza punte. Questo fa capire che se giochiamo sempre così, quando torna Dzeko possiamo distruggere il mondo. Fare 9 gol senza punte, ragazzi, è una cosa stratosferica. Anche se a più riprese Garcia ha dimostrato che lui, il suo gioco, lo impronta più che altro sa giocare senza punte. Oggi in un certo modo abbiamo anche cambiato modulo, di conseguenza questo diciamo ha giovato nel fatto della vittoria, della partita e di tutto. Roma che vince, quindi vince 2-4, 3 punti fondamentali, andiamo ad agganciare il quarto posto, stando un punto sotto la Lazio che, ragazzi, dite quello che vi pare, ma gioca veramente male, vince a culo gli ultimi 10 minuti tutte le partite così, quando non prende la sveglia, quindi di conseguenza sto tranquillo. L'Inter è crollata, lo dicevo io, fidatevi che crollerà, è crollata. La Fiorentina mi mette un po' paura, sono curioso di vederla più avanti, ora vedremo. Mi fa paura anche il Napoli, sono sicuro che la Juventus risalirà e secondo me è ancora la favorita allo scudetto. È tutto da vedere. Io vi ringrazio per la visione, video un po' frettoloso, ma sto tornando adesso, c'ho sonno, voglio andare a dormire, buona serata e ci vediamo ad un prossimo video. Ah ragazzi, quasi dimenticavo. Sopra di me potete trovare il mio ultimo video di calcio mercato. Andando verso di qua, il mio ultimo leggiamo i commenti dei laziali e il mio ultimo speciale. Mentre da questa parte potete iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, andare sul mio profilo ufficiale Facebook, oppure seguirmi su Instagram. Ah, lasciate un mi piace.